Ragazzi, eccomi qua per fare la rubrica dei giochi 5 minuti con la beta di Star Wars Battlefront. Ragazzi, spettacolare. La sto giocando da circa mezz'oretta e sono veramente estasiato dal lavoro che hanno fatto, veramente spettacolare. Le ambientazioni, i personaggi fatti veramente, veramente bene. Ci sto giocando, se mi do le spalle perché ci sto giocando, ragazzi, eh. È che devo adesso sto giocando a Montella, difendi la bandiera, roba del genere, tipo questa. Difendi la bandiera. E che dirvi? È veramente bellissimo questo gioco, non vedo l'ora che esca. Lo sto giocando su PlayStation 4 perché stavo scaricando dei giochi per Play 4 che mi interessavano, che erano gratis con Gold, e stavo scaricando. Niente ragazzi, che dire, tutto positivo. Personaggi fatti da Dio, le ambientazioni veramente cosa fantastica. Mentre tu combatti, sono i veicoli su che combattono, che si sparano tra di loro il bene e il male, cioè una cosa veramente spettacolare. Cioè, poi veramente, veramente fatto bene. Poi avete dei bonus. Logicamente, dovete guadagnarvi le basi. Dovete guadagnarvi le basi, l'hanno presa loro, e che dirà di altro? Spettacolare, ragazzi, veramente, ripeto, lo gioco su 4, sto giocando adesso su 4 che stavo scaricando dei giochi per 4, ucciso, e mi sono trovato a giocare su 4. Adesso qua c'è uno qua sopra che mi avanzerà sicuramente. Mi tengo nascosto, ho ammazzato un altro e sto facendo questa cosa in diretta. Adesso mi seccheranno sicuramente, ragazzi. Però, perché, ah sì, c'ho qualcuno che mi difende, però mi hanno seccato comunque. Che altro dire, ragazzi? Un gioco da prendere sicuramente. Io lo prenderò tanto per tutti e due, sia per One perché e per 4 per giocare con entrambi voi, chi ha la 4 e chi ha la One. Però veramente ragazzi, un lavoro fatto veramente coi controfiocchi, veramente fatto bene, bello, ambientazione, ripeto, ambientazione tutto quanto, bellissimo. Ho fatto saltare, adesso faccio la parte dei cattivi, però ci sta, ci stanno ammazzando praticamente. Sto giocando con dei giocatori fortissimi, sicuramente stanno già camperando da oggi che non... Io l'ho scaricato in pochissimo tempo. Però non è che questi secondo me ci stanno giocando da un bel po' e non sono italiani perché ci sta facendo un culo a tutta la mia squadra. Niente ragazzi, veramente mi avvicinate anche le astronavi, sono perfette in ogni dettaglio, veramente sono boh, io sono rimasto così. E anche le potete giocare anche in terza per un breve periodo per dare gli ordini. È spettacolare. Veramente. Sono qua che ha ammazzato tutti, ecco, c'è ammazzato anche a me. Che altro dirvi? Positivo sto gioco è una cosa spettacolare. È veramente bello, bello, bello in tutto. Io so che adesso vabbè, conquistare la bandiera ce ne vado delle capsule. Chi più le conquista, più vince. E che altro dire, ragazzi? È fenomenale, spettacolare, fenomenale. I rumori, i dettagli quando spari sono... Cioè, è Star Wars, ragazzi. Giocate la storia di Star Wars. Cioè, veramente. La storia, le ambientazioni, i personaggi, tutto. È fantastico. Seccato uno, via. Sicuramente sono vicino alla capsula e ci saranno altri 100.000 che mi ammazzano. Come vi ho detto, infatti, l'ho presa, ma poi mi hanno ucciso. E che altro dire, ragazzi? Niente, scaricatela, non perdete tempo, andate a giocarci subito perché merita di essere giocata subito appena la scaricate perché non potete perdere tempo. Porca miseria, l'attesa è lunga a novembre, mi spiace, ecco, mi hanno ucciso. Mi spiace tanto perché manca ancora un mese. Un mese
ed è una cosa che mi spiace perché veramente anche là mi sono fatti benissimo. Poi acquistate punti, salite di livello e ci sono delle carte, dei blocchi con L1, L2, R1, L1 e l'R1. Che adesso ho le bombe, ho sbloccato le bombe perché riuscito a sbloccare le bombe, riuscito a sbloccare tante cose che poi si sbloccano pian piano secondo i livelli. Secondo i livelli che fate si sbloccano. Adesso ho sbloccato le bombe, poi man mano che recuperate le basi, le capsule, ci sono dei bonus. No, c'è uno che sta arrivando. Anzi, uno dei miei, e ci sono tre slot. Io adesso ho messo le bombe nell'L1. Poi, se nelle capsule che acquistate, cioè che conquistate, scusate, ci sono i riferimenti al. Beh, l'ho ucciso, mentre morivo, ho ucciso anche uno. Bene, ci sono i. Come si dice? Ammazzato, via, mori, l'ho ucciso. E ci sono gli hot shot, cioè tanta roba. Sarà sempre 4-0, però ce ne abbiamo qua uno. Qua. La presa c'è i nemici, quindi ci mettiamo una bella bombina qua adesso. Ucciso lui, ho ucciso me, bene. E che dirvi ragazzi, cioè spettacolare, veramente fantastico da prendere, da giocare. Se andate dentro le pozze che non dovete andare dentro, certe hanno dell'acido, penso, qualcosa del genere, vi tolgono la vita. Dopo che siete a riposo, se mettete bene a riparo, la vita riprende al 100%. E le armi le potete prendere quante ne volete, acquistate tramite i punti e i livelli, acquistate comunque dei soldi e con quello potete comprare le armi, sbloccare delle armi. Porca miseria, m'ho ucciso. E ci stanno massacrando, ragazzi, praticamente. Scusa, guardate lì. L'ho perso, io sono andato ultimo perché di poco poi sono andato ultimo, e sono al terzo livello, è veramente spettacolare. C'è sempre questo ragazzo qua che è fortissimo, non so che livello sia. Io sono al terzo livello, purtroppo l'ho ammazzato un po', però evidentemente non basta perché non abbiamo vinto niente praticamente. Vincete dei crediti di cui potete andare a spenderli dove volete, nelle armi, equipaggiamenti, penso un po' di tutto. Da quello che si vede è abbastanza interessante. Adesso sto giocando questa qui, che sono o i ribelli o sono i cattivoni. Adesso gioco nei panni dei ribelli. E veramente, che dire ragazzi, è da prendere senza pensarci su, perché è veramente fatto bene in tutto. L'ho detto, giocabilità, con i punti esperienza salite di livello, sbloccate le cose, ci sono dei traslot da riempire, poi vi avvicinate a quelli che avete conquistato, ci sono dei cerchietti intorno azzurri, di cui potete, a sorpresa, vi danno qualcosa, o una mitraglietta da posizionare lì, o un bazooka, non si sa mai cosa c'è, di bello, a sorpresa, e che dirvi, niente ragazzi. Prendetelo al volo, scusate se mi sono girato ogni tanto, ma era per farvi vedere che stavo giocando. Esattamente, sto giocando, vedete? Vedete la beta? Vedete? Vedete? Sta girando. Lì. Vedete? Guardate. Adesso entro dentro. Eccovi qua, questi sono io, vedete? Guardate, mi muovo. Non sto sparando perché. Ah sì, sto sparando perché ero appoggiato sopra. Comunque sono io. Ok ragazzi, io vi saluto con questi 5 punti con.
E niente, ragazzi, prendetela al volo, scaricate la beta, giocatela finché è disponibile, perché ne vale veramente la pena, perché poi l'attesa sarà lunga. Giocare a sto gioco. Ecco, non si è capito. Niente, ragazzi, saluto tutti quanti nel gruppo di WhatsApp, Vigil Carichi Passione, noi YouTuber, noi Xbox One. E ragazzi, saluto veramente Nicola Toscano, ha detto le sigle intro, bella, fra. Saluto il mio socio Gabri, Mickey Bumia Channel TV e tutti i ragazzi che continuano a seguirci e credere in noi. Grazie, ragazzi, bella. E saluto Demo, Steva, Vicio, Andrea 198, passione per giocare, e tutti gli altri ragazzi, Emu, Max, Roby, mio veggente, e tutti voi ragazzi, Salvatore, Ioris, tutti i ragazzi sempre presenti. Vi ringrazio, vi abbraccio tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao belli, un bacio a tutti. Ciao raga.